si è svolta l'8 febbraio 2017 presso il Metropol di Milano la conferenza stampa di presentazione del Salone del Mobile. Milano si conferma la vetrina d'eccellenza della qualità e innovazione del settore e l'appuntamento internazionale degli addetti ai lavori, e non solo, capace di attrarre con la sua completa e ampia offerta merceologica, dagli arredi alle luci agli ambienti di lavoro, oltre 300.000 visitatori da più di 165 paesi e far parlare di sé più di 5.000 giornalisti da tutto il mondo. Cinque le manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea da martedì 4 a domenica 9 aprile presso il quartiere Fiera Milano a Rho, con apertura agli operatori tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. E nelle giornate di sabato e domenica anche al pubblico. Salone internazionale del mobile, Salone internazionale del complemento d'arredo, Euroluce, Workplace 3.0 e Salone Satellite. Il Salone del mobile è in dirittura d'arrivo e viaggia verso la meta di aprile con marcato ottimismo, sia da parte delle aziende partecipanti che di noi organizzatori, afferma Roberto Snaidero, presidente del Salone del Mobile di Milano. Positività dettata dalla buona performance del settore nei primi 10 mesi del 2016 e che fa sperare di poter confermare questa tendenza anche nei prossimi mesi. L'arredo italiano è in continua crescita su quasi tutti i mercati internazionali. La forte vocazione internazionale del Salone del Mobile ha infatti richiamato alla scorsa edizione un 67% di operatori esteri di alto profilo e con forte potere d'acquisto.